un saluto ai telespettatori. Siamo oggi qui al Casone, proprio nelle vicinanze, qui alla mia sinistra, del canale dello Stombi. E come possiamo vedere, oggi abbiamo trovato l'accesso al mare chiuso perché sono in corso i lavori di disinsabbiamento. Come si può vedere da queste immagini, ci sono due ruspe che stanno lavorando. Una è in prossimità proprio dell'acqua, sta, diciamo, escavando la sabbia che blocca il canale degli Stombi. Un'altra ruspa fa da supporto, spostando questa sabbia per essere poi caricata su un camion ed essere scaricata qui su queste montagne di sabbia. Andiamo a vedere anche da questa parte, però venite. Siamo arrivati all'ultimo punto accessibile, dopodiché questa rete di sicurezza non ci fa oltrepassare la zona, ma si vede benissimo il lavoro che stanno svolgendo le ruspe. Anche il canale si vede che è aperto. Logicamente da questa distanza non riusciamo a percepire la profondità che attualmente si ha del canale, ma si vede con molta chiarezza che di sabbia ancora ce n'è molta da togliere. E anche in questo caso le ruspe occupano un posto principale, anche se dobbiamo dire in questo caso stanno facendo del bene, perché stanno liberando il canale, togliendo tutta la sabbia e quindi lasciando così che le acque possano defluire, e quindi lasciando anche il passaggio delle barche. Arrivati al 5 giugno era anche ora che questo canale venisse liberato dalle sabbie, anche perché siamo in prossimità, siamo già a stagione turistica iniziata e non potevamo più ritardare, anche perché le barche, i turisti iniziano a ritornare nelle residenze estive, e quindi il canale liberato era la prima cosa essenziale per potervi accedere. E oggi, dopo il servizio sul canale degli Stombi che viene sbloccato dalle ruspe, abbiamo uno scoop. Abbiamo trovato qui i signori Raffi, che sono esattamente i signori francesi che avevano scritto una lettera ad alcuni enti nazionali, regionali dell'ambiente, per la quale il canale era chiuso, e quindi i signori, avendo la barca nei laghi, si erano preoccupati, così contattando gli enti. Oggi ci troviamo qui per caso, si può dire, qui davanti ai lavori che stanno sbloccando il canale. La prima sensazione a vedere le ruspe che escavano, diciamo, tutta questa sabbia? Vabbè, la prima sensazione è di gran sollievo, perché le confesso che c'è stato un momento in cui abbiamo avuto paura di non riuscire a recuperare la barca e a partire. Perché tutti ci dicevano: no, i lavori sono in ritardo, mancano le autorizzazioni, e le assicuro che oltre alla paura di partire in ritardo avevamo anche la paura di non poter partire. Quindi di gran sollievo e di speranza di poter... questi mezzi che lavorano e che sono abbastanza importanti per fare i lavori, e speriamo che si possa uscire con la barca tra pochi giorni. Beh, ma spieghiamo un pochettino come è stato l'iter di decidere di scrivere quella lettera e poi le risposte che avete avuto. Sì, ma le risposte che abbiamo avuto sono positive, in senso che la provincia e il sindaco di Cassano hanno preso misure di natura efficace per cominciare i lavori. Ma queste misure devono essere più permanenti per assicurare una soluzione a lungo termine, perché questa è una bella regione, un bel posto turistico di grande interesse per
per i residenti del complesso, per quello che hanno una barca e anche per tutto che visitano la Calabria. Questo canale è un canale importante anche per le laghe di Sibari, per il museo, per l'agricoltura, e tutte queste interesse devono trovare un buon accordo perché il canale resti aperto. Ecco, voi come avete conosciuto i laghi di Sibari? Allora, credo su una guida nautica. Perché come lo scrivevo nella lettera, siamo ritirati, abbiamo una piccola barca e facciamo il contorno delle coste italiane da porto a porto, e abbiamo trovato questo posto di laghi di Sibari che sembra un posto sicuro, con un buon cantiere. È importante perché hanno un buon cantiere con un'equipo tecnico di buona qualità, e molto interessante per quello che ha una barca da fare il rimessaggio e la manutenzione. Ecco, dopo l'episodio successo e quindi anche la paura di non poter uscire, adesso che il canale è libero, voi andrete via dai laghi, cosa farete? Allora, noi andremo via dai laghi, ma perché comunque l'avevamo deciso, nel senso che non abbiamo un posto barca fisso, siamo itineranti. L'anno scorso eravamo a Gioia Tauro, quest'anno ai Sibari, l'anno prossimo a Brindisi, quindi andremo via dai laghi. In ogni caso, si deve capire che quello che hanno una barca, siamo abbastanza numerosi e ci sono migliaia di barche, e c'è un cacchiere generale entro le barche, e la reputazione delle poste è così che si fa la scelta di un posto. Quando si ascolta un collega con una barca che non dice Sibari va bene, allora veniamo. E in questo momento la reputazione di questo posto com'è? Lei che magari è nell'ambiente. È buona perché la gente è gentile, si vede che vogliono fare bene, ma è rischioso. Dobbiamo fare augurarci di trovare una soluzione a lungo termine che questo posto merita e la gente che lavora, perché ci sono gente, i lavoratori questo che non abbiamo capito che abbiamo scritto nella lettera, è che ci sono gente che lavorano, che vogliono lavorare e che sono impediti di lavorare per questa questione di tecnica. Adesso è una questione di 50.000 euro, ma per il doppio si può trovare una soluzione un po' più definitiva, un equipamento permanente per avere il dragaggio permanente. Beh, sono molti anni che comunque più enti cercano di trovare una soluzione permanente. Forse esiste già una soluzione permanente, ma ancora non è attuata. Voi partirete da Sibari per altre mete. Quale sarà il ricordo che porterete di questa terra con voi? Ma sicuramente di una bella regione con grandi potenzialità non sfruttate completamente. La spiaggia qui è bellissima. Mio marito ha detto che il cantiere è valido, lavorano bene, fanno carenaggi di grande qualità. Mi chiedo se questa soluzione del canale, o questa non soluzione, penalizzi troppo anche questo cantiere. Questo cantiere potrebbe avere decine e decine di barche in rimessaggio invernale con lavori. Potrebbe assumere
operai, perché un conto è avere quattro barche, un conto è averne 400, esagero. C'era un tempo, ma noi hanno detto che 10 o 15 anni fa c'era centinaia di barche di inglesi, di canadesi, di americani, ma sono partiti perché c'è questo problema di canale, ma se il canale va bene le barche ritorneranno. Credo che sia un punto fondamentale per l'economia della regione questo canale, perché comunque la struttura dei laghi di Sibari comprendeva negozi, ristoranti e quindi tutto un turismo, un indotto importante. Ed è un po' stupido che un problema tecnico in un momento già di crisi cresca e metta in difficoltà un'economia già in difficoltà. Questo noi diremo, se il passaparola che potremo passare sarà che la regione è bella, che il cantiere è valido e che se il problema del canale è risolto sicuramente Sibari è un posto di rimessaggio importante per una barca anche di grosse dimensioni. E noi lanceremo questo messaggio agli enti, anche alle autorità, faremo vedere questa vostra intervista. Ma se dovreste dare un consiglio agli enti che comunque sono competenti in questa situazione, che consiglio dareste anche magari al sindaco della città, alle autorità regionali del paese? Allora, il consiglio è di mettersi d'accordo per arrivare a una soluzione definitiva che impedisca quindi l'insabbiamento costante del canale, di non rimbalzarsi la responsabilità, di prenderne ognuno per suo conto, di dividere i costi e quindi di trovare una soluzione che alla fine per il singolo ente non è costosissima, perché devono partecipare tutti, secondo me. La Marina in quanto associazione privata, il sindaco, la provincia, la regione, gli enti turistici, non lo so, voglio dire, è nell'interesse di tutti. Mettetevi d'accordo, sedetevi 4 ore a un tavolo, mettetevi d'accordo, fate un progetto definitivo, non un progettino così anno per anno. E se le spese sono ripartite, non credo che sia la fine del mondo, eh? Questo è quello che posso pensare. Beh, quindi il messaggio giunge anche dai turisti francesi qui nei laghi di Sibari. Speriamo che venga recepito dalle autorità. Sicuramente qualcosa sta avvenendo già in questo momento, come vediamo che stanno liberando il canale degli Ostombi, e che turisti come questi possano ritornare qui nei laghi di Sibari con la loro barca e poter farne venire altri sicuramente. Con piacere. Ok, dai laghi di Sibari, qui dal canale dello Stombi è tutto. Un saluto dai signori Raffi e ci vediamo alla prossima.